La risata come arma e come terapia. Editoriale pubblicato sul numero di maggio 2011 della rivista Albatros. Dagli altri riceviamo continuamente stimoli di varia natura, ai quali di volta in volta rispondiamo in un processo di interazione che non conosce soste e a cui risulta impossibile sottrarsi. Il modo in cui reagiamo alle sollecitazioni esterne è strettamente connesso alla visione del mondo, e cioè alla filosofia da noi scelta come bussola del nostro progetto di vita. Le domande alle quali siamo chiamati a replicare sono in gran parte naturali, stimolanti, e cioè tali da risultare benefiche e funzionali per la nostra crescita personale e sociale. Ce ne sono alcune, però, che hanno origine perversa, negativa, mortificante. Il loro scopo, infatti, è quello di farci cadere in trappola, di sfidarci, di far emergere con rabbia l'ombra, la parte istintiva, ferina e distruttiva che pur sempre si annida in ciascuno di noi. Quando lo stimolo si configura come una provocazione dannosa, costringendoci ad essere aggressivi, occorre interrompere subito il meccanismo azione-reazione, fare una pausa, misurare il tutto valutando il rapporto costi e benefici. L'illuminazione non si farà attendere, ci renderemo conto facilmente che seppure non abbiamo nessuna capacità di cambiare la natura delle sollecitazioni, siamo invece padronissimi di modificare il nostro modo di valutare e di reagire anche alle sfide più aberranti e canagliesche. Possiamo scegliere, cioè, di non scendere in lizza con chi, proprio perché irresponsabile, risulta comunque più forte e che di certo vincerebbe se accettassimo di confrontarci su un territorio dove sa di essere imbattibile. Un'opzione vigliacca la nostra? Certamente no. Vile è chi rinuncia a difendere una causa giusta, non chi evita di lasciarsi trascinare in conflitti stolti e devastanti. Chi rifiuta la guerra gratuita è un eroe vero. L'arma con cui l'eroe vero combatte è la risata. L'eroe sa ridere. Innanzitutto sa ridere di sé e dei suoi limiti. E poi sa ridere delle bestie e della bestialità. Sa trascinare anche la belva più bellicosa, il potente più becero e arrogante, nell'onda travolgente e terapeutica di una sana quanto divina ironia. Ironia che è più efficace di qualsivoglia altro ordigno, che rade al suolo, cancella, pulisce, cura, rigenera, restituendo senso e dignità alla vita. Un caro saluto a tutti.